pensiero unico, comunque vogliamo definirlo e interpretare, non è questa la sede adeguata per farlo, impone una mappatura generale a senso unico, tarata su misura per riconfermare sempre di nuovo ciò che già è, e in maniera convergente per impedire fughe dalla realtà anche solo nel pensiero, per riconfermare ciò che già è e per evitare, impedire preventivamente fughe dalla realtà. Il grande motto a carattere religioso, da che religione si tratta, una vera e propria religione del mercato, innalzato appunto unico monoteismo consentito, con annessa delegittimazione di tutti gli altri, di quello che a mio giudizio più che come guerra di religione, come sempre si ripete, una guerra alla religione, una guerra che mira a destrutturare, a delegittimare tutte le religioni che non siano quelle della, quella della forma mente, cioè il grande mondo ideologico del nostro tempo è consumare e sopportare il mondo, consumare e sopportare il mondo, il grande imperativo categorico degli ultimi uomini, sazi e felici di quella sola libertà possibile che sembra essere presa, ritagliata su misura dal mercato. Di qui allora l'importanza, a mio giudizio, per chi non voglia rinunciare alle armi della critica di marziana memoria, di percorrere la via difficile, curiosa, accidentata, virgolette, dell'undersaying, del pensare al nemico, provare a ricategorizzare il reale, provare a rovesciare le grammatiche dominanti. Se volete, provare anche a ricartografare la realtà simbolica, decostruendo i grumi del pensiero unico e dei suoi automatismi riflessi. Cioè che il pensiero unico esattamente si fonda su automatismi riflessi, quando ne abbiamo introiettati anche noi, forse senza saperlo, che prevedono risposte immediate, preconfezionate, preordinate, le quali esautorano in partenza ogni possibile spazio alla tecnica. Forse il primo gesto della critica, o più che mai, consiste nell'assumere la prospettiva che Prezzolini a suo tempo definiva degli altri, coloro che non se la bevono, coloro che non si bevono tutto ciò che il sistema mainstream dell'informazione a senso unico propone. Ecco allora che il plesso concettuale legato all'idea di nazione mi pare un elemento decisivo, un tornante fondamentale per comprendere criticamente il nostro presente storico. Il pensiero unico, come sappiamo, delegittima la nazione subito identificandola con quella sua deriva patologica che è e che è stata il nazionalismo, alla quale deriva patologica subito contrappone l'ideale, peraltro ampiamente realizzato oggi, di quell'irenico cosmopolitismo del mercato chiamato globalizzazione, di quell'astrazione concretissima che è il capitalismo fattosi mondo. A ciò si aggiunga che il dibattito contemporaneo pare fatalmente oscillare tra due opposti che sono ugualmente unilaterali e che a mio giudizio impediscono di fare luce sulla posizione che andrebbe invece meditata oggi. Abbiamo per un verso un primo polo dominante, quello del mondialismo in riflesso, vorrei chiamarlo così, con annessa ideologia del medesimo. Ovunque sempre solo il medesimo, ovunque merci, ovunque mercato, ovunque lo stesso profilo antropologico, l'ultimo uomo sazio e felice, fatto su misura per consumare merci, senza identità, senza cultura, senza radicamento storico, senza prospettiva progettuale. Il consumatore ideale, potremmo dire, l'uomo del selfie, l'uomo che continuamente cerca conferme al proprio narcisismo e alla propria idolatria dell'ego. Abbiamo appunto la mondializzazione come ideologia del medesimo. Questa mi pare possa essere entro certa misura utilizzata come categoria per decifrare l'essenza di quella che viene detta globalizzazione, presentata vuoi come il migliore dei mondi possibili, vuoi come un destino irreversibile. Ideologia del medesimo, con annessa neutralizzazione del diritto alla differenza, uniformazione planetaria, la chiamava Martin Heidegger, per l'imposizione del medesimo con neutralizzazione delle differenze, di modo che appunto sia ribadita tautologicamente in forma speculativa sempre solo la stessa essenza del reale diritto medico. Il capitale globale vuole vedere ovunque se stesso, non accetta la differenza. La sua logica inclusiva è quella che vorrei chiamare di una inclusione neutralizzante. Include nell'atto stesso con cui neutralizza le differenze. È una forma inedita, se volete, di imperialismo, per rievocare una categoria oggi essa stessa abbandonata al museo delle antichità. Include neutralizzante. È tutto l'opposto rispetto a quell'irenico universalismo dei diritti con cui viene sempre magnificata la mondializzazione. Invece un processo di imperialismo che impone a tutti i popoli del pianeta il modello unico
della produzione, del consumo, della lingua e della cultura globale, della sottocultura del consumo, che meglio sarebbe definito, perché la cultura per esistere, su cui vorrei ritornare, implica che vi siano sempre almeno due culture in dialogo tra loro. L'idea stessa di un modello unico planetario è la fine dell'idea di cultura. Inclusione neutralizzante perché appunto mira a imporre a tutti i popoli del pianeta un modello unico, mira a includere e neutralizzare. Lo vediamo molto nitidamente, credo, in forme e prestazioni quasi quotidiane ormai, nella esortazione del discorso del capitalista quotidianamente rivolge ai popoli affinché abbandonino la loro tradizione, il loro radicamento, la loro cultura per aprirsi a quelle degli altri popoli. Chiaramente questo invito rivolto contemporaneamente a tutti i popoli produce l'inconfessabile obiettivo della neutralizzazione delle culture. Se ciascun popolo abbandona la sua per aprirsi alle altre, ne segue per se stesso, muore geometrico, la fine delle culture. Un vuoto nichilistico, senza alto né basso, senza valori, senza bene né male, in cui vi è soltanto il piano liscio dello scorrimento della forma merce come unico valore superstite, del valore di scambio. Ed è questo il secondo aspetto che caratterizza il mondialismo in riflesso, la riduzione del mondo intero a piano liscio globale per lo scorrimento delle merci, scorrimento dei flussi della finanza, che non devono avere confini, non devono avere valutazioni morali. Piano liscio che quindi ha un tempo reale simbolico, che implica sul piano reale l'abbattimento delle frontiere e implica sul piano simbolico l'abbattimento di quelle frontiere culturali, critiche, che ancora sappiano opporre resistenza al modello unico del mercato. In questo senso potremmo dire che l'ideale del mondialismo è quello di imporre su scala planetaria il modello unico di un mondo dove l'unico valore sia la forma merce, dove non vi siano più confini in realtà nazionali, dove si possa praticare quotidianamente senza limiti residui, senza confini appunto, la delocalizzazione e il conseguente dumping salariale. Anche un bambino avrebbe dovuto ormai capire che quella che siamo soliti chiamare, magnificare la globalizzazione non è altro che l'esportazione globale del modello della lotta di classe occidentale che si fa planetare. Massacro di classe post-1989 che si fa planetare, con la possibilità per il signore di sfruttare limitatamente il servo giocando al ribasso, delocalizzando, spostando la manodopera, in questo senso non è qui il luogo per affrontare il tema, delocalizzazione della produzione e immigrazione di massa non sono delle facce della medesima medaglia, della lotta di classe che si fa planetare. E in secondo luogo, come secondo polo ugualmente unilaterale, abbiamo il riaffiorare prepotente dei nazionalismi particolaristici, che sembrano tarati essi stessi su misura per confermare, seppur in via negativa, il discorso del capitalista, il discorso dei signori del mondialismo. Il nazionalismo come via unica per superare il mondialismo, cioè una risposta di segno opposto. Anche qui si potrebbe aprire un'ampia parentesi. Sul riaffiorare per potenti nazionalismi, mi limito a dire che possiamo dire così: queste due prospettive sono le due facce della medesima medaglia. Universalismo astratto della mondializzazione e nazionalismo particolaristico senza slancio universale. Per questo, nell'intervento che vorrei proporvi oggi, non vi è altro obiettivo se non quello di ripensare la possibile mediazione fra nazionale e cosmopolita. O come direbbero i filosofi, tra l'universale e il particolare. Per andare quindi al di là del recinto chiuso dei due poli prima descritti e per ripensare criticamente l'idea di nazione senza scadere immediatamente nella patologia del nazionalismo. Il mio intervento dunque sarà dedicato a questo tema, al tema del nazionale in bilico, a cavaliere tra particolare e universale, a partire dalla riflessione di un autore esso stesso messo ai margini dal discorso oggi egemonico, Ion Colletti, autore dei grandi padri dell'idealismo tedesco, uno dei grandi precursori di Hegel, autore spesso anche nell'ambito della storia della filosofia sacrificata, perché letto come epigono di Canto come precursore di Hegel, autore che non gode di buona fortuna oggi non soltanto per il sistema speculativo elaborato da ma anche per le posizioni politiche difficilmente classificabili che sono
state elette ora come un precorrimento dello stalinismo, è stato cominciato prima, ora come un precorrimento del nazionalsocialismo, l'idea dei discorsi della nazione tedesca. Basti ricordare qui che uno spirito magno della tradizione liberale, Isaiah Berlin, lo definiva uno dei nemici della libertà. Nei volumi Popper sulla libertà dei suoi nemici non c'è spazio per Fichte, Popper si limita a esaminare, come sappiamo, Platone, Hegel e Marx, Berlin invece prende in esame anche Fichte, guidandolo come nemico della libertà intesa in maniera liberale, l'unica libertà possibile oggi secondo il discorso del capitalismo. Fichte è l'autore che dai bordi del XIX secolo coglie in giudizio i rischi dell'universalismo astratto che oggi siamo soliti chiamare mondializzazione. Fichte non la chiama mondializzazione, utilizza un'altra formula che mi pare non meno, anzi, molto più ficcante rispetto alla formula di per sé tautologica di globalizzazione. Globalizzazione non vuol dire nulla, come modernità, sono i termini nuovi a cui siamo a suo fare. Fichte usa un'altra espressione, nel 1800 in un'opera intitolata Lo Stato Commerciale Chiuso, essa stessa rimossa dalla storia della filosofia per molti versi, ed è l'espressione Anders Anarchie, anarchia del commercio. La mondializzazione secondo Fichte corrisponde all'anarchia del commercio, a una nuova forma di anarchia efficiente che mira ad abbattere i confini, mira ad abbattere gli stati per imporre su scala planetaria una nuova forma di falso universalismo, che è quello del commercio, che necessita esso stesso per funzionare a pieno regime dell'abbattimento dei confini, delle particolarità, delle pluralità degli stati. Fichte dunque, che esordisce sulla scena pubblica come filosofo cosmopolita, celebrando le gesta della rivoluzione francese, nel 1800 cambia prospettiva, sembra abbandonare la propria prospettiva e recuperare il concetto di Stato, lo Stato commerciale chiuso, come unica via per superare la tragedia del commercio. Dopo pochi anni, 1808, lo troviamo impegnato a scrivere i discorsi in alfabeto tedesco, meglio a pronunziare in alfabeto, al cospetto dell'invasione napoleonica. La Germania occupata dall'invasione napoleonica è l'occasione, il contesto in cui il filosofo, l'autore della dottrina della scienza, può intervenire nel dibattito pubblico, cercando di riannodare la loro teoria e prassi, il grande obiettivo che sempre Fichte si era posto, riannodare la teoria e la prassi, ovvero elaborare una filosofia in grado di determinare praticamente la storia del tempo. Nel 1808 Fichte ne ha l'occasione quando interviene, a suo rischio e pericolo peraltro, al cospetto della Germania occupata dalle truppe napoleoniche. Come vedrete, quelle che appunto prima sembrano considerazioni puramente storico-filosofiche, per recuperare Fichte, il suo discorso sulla nazione tedesca e sullo Stato commerciale chiuso, in realtà un'analisi più attenta si riveleranno, io credo, imprescindibili per comprendere il nostro presente. Se portate in tensione il nostro presente, le riflessioni di Fichte ci permettono di ricalibrare il problema centrale, quello del rapporto tra la nazione e l'universale, quello del recupero dell'idea di nazione senza scadere, come dicevo prima, nel nazionalismo. Nel discorso di Fichte, infatti, nazione e cosmopoli, se preferite, particolare nazionale, universalismo cosmopolitico, si fondono virtuosamente, si intrecciano nella soluzione di continuità. L'interesse della nazione per Fichte è anche quello del genere umano. Non vi è contrapposizione fra nazione e cosmopolitismo. Vi è semmai contrapposizione fra il cosmopolitismo autentico, quello che si realizza e si determina nelle realtà plurali nazionali, e il falso cosmopolitismo, oggi diremo la globalizzazione, che è quello che neutralizza le realtà nazionali, imponendo l'anarchia del commercio, quella che oggi viene chiamata, con lessico più picchiano, la deregulation, l'asserter globale, l'abbattimento di ogni norma, in modo che solo la legge del mercato possa prevalere. A giudizio di Fichte, nelle comunità nazionali plurali si dà la possibilità di un universalismo autentico, solo nelle comunità nazionali. Il vero cosmopolitismo dunque non deve passare dalla negazione del nazionalismo
nazionale, ma deve realizzarsi nelle realtà nazionali plurali. Ed è quindi su questo che vorrei insistere. Una volta a Jena, nel 1994, Hölderlin, che ebbe modo di assistere alle lezioni di Fichte, disse che Fichte era un titano che lottava per l'umanità e che il raggio d'azione delle sue parole si sarebbe presto spinto sicuramente al di là delle pareti dell'aula in cui teneva le sue lezioni. Ecco, credo che forse con queste considerazioni possiamo partire per analizzare il discorso di Fichte. Prendendo innanzitutto le mosse da un tema su cui molto ha dibattuto la ricerca fichtiana anche più recente, cioè il fatto che a un certo punto, come già accennato prima Fichte, esordisce come fervente sostenitore della rivoluzione francese, come cosmopolita convinto, a un certo punto sembra abbandonare questa prospettiva e aderire invece all'idea dello Stato, prima, lo Stato commerciale chiuso, 1800, e poi all'idea di nazione, il discorso della nazione tedesca del 1808. Chiaramente occorre qui fare qualche precisazione. Il discorso su questo tema è ricco, io credo, di fraintendimenti e di equivoci, dovuti anche certamente in parte alla difficile classificazione che il pensiero di Fichte presenta, e credo che, per farla breve, si possa sostenere che Fichte mai rinuncia al proprio cosmopolitismo iniziale, semplicemente viene convincendosi dopo il 1800, anche in ragione delle particolari evoluzioni della rivoluzione francese, che il solo modo per essere autenticamente cosmopoliti e dunque per realizzare gli ideali della rivoluzione francese consista nello sviluppare l'idea dello Stato nazionale. Uno Stato nazionale che vedremo non da intendersi come in lotta con gli altri Stati nazionali, ma come via, come vettore dell'emancipazione universale. Dicevo che da sempre vi sono equivoci intorno alla interpretazione di Fichte, è stato inteso in modi più diversi. Ad esempio Max Bunte, in un suo lavoro del 1927, si domandava se Fichte fosse un democratico e alla fine non riusciva a rispondere, perché dai testi di Fichte è effettivamente difficile trovare una classificazione possibile del suo pensiero con le categorie prescrivibili. Lo stesso Emil Lassi, un altro celebre tedesco, una pietra miliare degli studi fichtiani, l'idealismo di Fichte e la storia, nel 1902, sosteneva che Fichte fosse un irrazionalista sincronico, quindi impossibile da classificare secondo categorie razionali. È ancora interessante ricordare che un altro storico della filosofia d'eccellenza, Wilhelm Tiefenbach, interpretasse Fichte come teorico della monarchia assoluta proprio a partire dallo Stato commerciale chiuso di cui vi dicevo. Vi è poi stato chi, come Manfred Kuhn in Germania, ha detto Fichte come giacobino puro. In un testo del 1965 intitolato Rivoluzione e filosofia, Manfred Kuhn diceva che Fichte è, cito, uno dei pensatori più progressivi che il mondo borghese abbia prodotto. Sosteneva essere Fichte un pensatore giacobino dall'inizio alla fine. E di questa abbiamo avuto anche una certa fortuna nell'ambito marxista, nel quale Moore si iscrive con un altro nome, Roger Garolier, una lettura analoga. In effetti Fichte, come sappiamo, parla della rivoluzione francese, la stessa dottrina della scienza con la codificazione del Dio che pone e termina il nonino non è altro che una trascendentalizzazione dell'esperienza della rivoluzione francese, come è stato detto. Fichte stesso ce lo dice: devo alla rivoluzione francese l'elaborazione del mio sistema. Come la rivoluzione francese libera l'umanità dalle catene reali, così il mio sistema aspira a liberare l'umanità dalle catene ideali, della cosa in sé. Per in qualche modo oggettività sottratta alla nostra e alla quale dovremmo adattarci. Se tutto è posto dal Dio, allora nulla può essere accettato passivamente. Tutto può essere trasformato e razionalizzato in vista dell'attuazione di liberi rapporti secondo ragione, come Fichte direi un altro suo testo. Dicevo che dopo il 1800 Fichte aderisce a una prospettiva che mal sembra coniugarsi con quella iniziale. Addirittura c'è stato chi ha parlato, quasi in riferimento alla posizione dello stesso Heidegger, che era di svolta nel pensiero di Fichte: prima giacobino, rivoluzionario, cosmopolita, poi conservatore, nazionalista, anti-rivoluzionario. Io credo invece, non soltanto io, perché questi temi la ricerca
tema praticare dalla Rivoluzione francese, però in un quadro storico nel frattempo mutato. Il pensatore della dottrina della scienza mette cioè a tema lo Stato e la nazione tedesca non per denunciare gli ideali universalistici e cosmopoliti della Rivoluzione francese, ma al contrario per promuoverli in concreto, per renderli operativi nella realtà storica del suo tempo. In questo senso, la chiusura dello Stato, al centro dello Stato commerciale chiuso del 1800, diventa la via per frenare quella forza che essa realmente è mediatrice della reale emancipazione del genere umano, la magia del commercio, la mondializzazione oggi. Fichte esordisce nel suo testo mettendo in discussione il grande assioma della tradizione liberale. Fichte esordisce dicendo: si è trascurato il più importante dovere dello Stato, che è quello di porre prima ciascuno in possesso di ciò che gli spetta. Fine citazione. Certamente, si è trascurato il più importante dovere dello Stato, che è quello di porre prima ciascuno in possesso di ciò che gli spetta. La tradizione liberale parte dall'assioma, dice Fichte, secondo cui lo Stato ha come compito quello di essere guardiano, di vigilare che ciascuno possa compiere transazioni libere e sia garantito nei suoi possedimenti. Ma dice Fichte, si è finora trascurato invece quello che è il compito primo dello Stato, garantire che ciascuno abbia ciò che gli spetta in quanto essere umano. Fichte dinanzi a sé una sorta di gioco al massacro nel proprio tempo storico, povertà crescente, situazioni di squilibrio sempre maggiore. Per questo aggiunge, dice Fichte già in un testo precedente, 1794, le lezioni sulla missione del dotto che tiene a Jena, la cattedra che poi sarà costretto ad abbandonare per via della disputa sull'ateismo, quando Fichte sarà accusato di ateismo, in realtà sarà colpito per le sue posizioni ultrademocratiche. Dice Fichte: il vero scopo dello Stato è di aiutare ciascuno a raggiungere quello a cui, come partecipe dell'umanità, ha diritto e di mantenerlo in tale condizione. Un duplice movimento dello Stato, prima dell'Ottocento e dopo l'Ottocento, per Fichte è quello di garantire a ciascuno ciò che gli spetta in quanto essere umano e poi di mantenerlo in quella condizione. La prospettiva liberale, non è chiaro a quali autori Fichte espressamente si rivolga, ma in ogni modo la tradizione liberale che è referente polemico è quella che invece garantisce che ciascuno mantenga i suoi possedimenti, ma non fa in modo che ciascuno possegga ciò che gli spetta come membro partecipe dell'umanità. Ecco allora che lo Stato ha il compito di garantire ciò che la anarchia del commercio, la globalizzazione, diciamo oggi, dissolve. Perché il movimento che Fichte ha dinanzi e che denuncia l'immagine vibrante dello Stato commerciale chiuso è il movimento con cui la mondializzazione crea disuguaglianze crescenti, diremmo oggi, priva gli individui di ciò che spetta loro come partecipi dell'umanità. Crea squilibri sempre maggiori in forza dell'anarchia che la caratterizza, dove per anarchia dobbiamo intendere esattamente questa dinamica della legge del più forte. Lo Stato di natura, di cui si ha memoria, non fa altro che in qualche misura, dal punto di vista di Fichte e di Hegel, che naturalizzare la condizione propria dell'anarchia del commercio, innalzandola, secondo quella che con Marx potremmo ben dire la cifra di ogni ideologia, a condizione naturale esterna. Già da sempre, rimuovendo la matrice invece storica. Ecco, in questo senso Fichte prende posizione contro l'anarchia del commercio, criticando esattamente questa dinamica e ponendo in relazione in maniera interessante anche sul piano della storia delle idee l'anarchia con il liberalismo. Questo è un tema che sarebbe interessante seguire in un ipotetico corso di storia delle idee. E dopo Fichte sarà un altro autore, Gramsci, inizio Novecento, a porre l'attenzione esattamente su questo aspetto. Attenzione, dirà Gramsci, il socialismo non è anarchia, è esattamente il contrario. Il socialismo è stato forte, è stato etico. L'anarchia è continuazione del liberalismo nella dialettica delle idee. Cioè. Qui si aprirà un interessante capitolo per rileggere le vicende alterne delle sinistre dopo il 68, che hanno esattamente aderito all'idea.
l'idea del socialismo come anarchia e non invece come stato forte e dico, con tutto ciò che ne è conseguito, fino ad arrivare al nostro presente, in cui gli stessi alfieri del comunismo trovano legittimazione sovrastrutturale nei superstiti delle sinistre internazionaliste. Ma questo è un altro capitolo di storia del mondo. Ecco, in qualche misura Fichte viene convincendosi, lo dico in maniera rapida, già nel testo sullo Stato commerciale incluso, che lo Stato debba essere il vettore dell'emancipazione del genere umano. Lo Stato deve garantire pieno e libero sviluppo di ogni individuo in quanto membro della comunità statale. Deve garantire diritti fondamentali che sono, diremmo oggi, diritti civili e diritti sociali insieme, anche se non impiega questa grammatica. Lo Stato cioè è concepito da Fichte, per usare un'espressione che poi sarà Hegel, ma che credo possa in qualche misura essere applicata retrospettivamente anche a Fichte, lo Stato diventa una famiglia universale, la società civile all'interno dello Stato è una famiglia universale, in cui gli individui sono parte dello Stato e in quanto tali devono essere tutelati e messi a riparo rispetto al movimento dell'arte del comune. In questo senso il comunitarismo particolaristico e l'universalismo cosmopolitico procedono sempre congiuntamente. L'orientamento teleologico a cui il discorso di Fichte resta ancorato è quello dell'universale del genere umano, la razza umana unitariamente intesa, l'io pensato appunto come unità del genere umano, come oggetto costante della filosofia. L'obiettivo è la realizzazione dell'umanità come io, come unico soggetto individuo, di ogni distinzione di razza, di sesso, di classe e quant'altro, tutte cose che dal punto di vista idealistico la razza non ha alcun senso e dal punto di vista filosofico devono essere superate. Ma questa realizzazione del genere umano su scala cosmopolitica implica la realizzazione del genere umano nelle comunità statali nazionali. È solo nello Stato che l'individuo e la società possono realizzarsi ed è solo mediante una pluralità di stati commerciali chiusi, ci suggerisce che può realizzarsi il genere umano come totalità degli io empirici intesa loro volta come manifestazioni dell'io assoluto. Dicevo che è un tema che certo dibattito anche recentemente nella ricerca di Anna, voglio qui ricordare solo per chi fosse interessato che nel 1990 un intero numero delle Fichte Studien sono l'organo ufficiale della ricerca fichtiana, gli studi fichtiani, è uscito un numero intitolato Cosmopolitismo e Idea Nazionale, esattamente in primo piano emerge questa costellazione concettuale, cosmopolitismo e idea nazionale, il rapporto fra queste due determinazioni apparentemente opposte in Fichte, dove un autore importante, uno dei grandi studiosi di Fichte, Radrizzani, ha scritto testualmente che tra idea nazionale e universalismo cosmopolitico si dà in Fichte integrazione, ciò che permette a Fichte di far valere un principio pluralistico di cosmopolitismo, dove il cosmopolitismo è inteso come relazione dinamica tra le realtà nazionali e particolari, che si concepiscono esse stesse come parti dell'unità della razza umana, dell'unità del genere umano. E qui emerge, credo piuttosto chiaramente, la tensione tra il vero cosmopolitismo, così come lo pensa Fichte già nello Stato commerciale chiuso, e quella forma di cattiva universalizzazione, potremmo dirla con una formula vagamente hegeliana, che è l'anarchia del commercio, globalizzazione che si propone. Il cattivo universalismo è quello che nega la pluralità degli stati e delle nazioni per imporre un modello unico di individui sradicati con differenziali di ricchezza sempre maggiori. Da questo punto di vista non mi sento di condividere l'opinione di un pur autorevolissimo studioso di Fichte come Claudio Cesa, che ha sostenuto che in Fichte, cito, il modello nazionale si inserisce non senza frizioni in un modello universalista. È vero, si inserisce il modello nazionale in un modello universalistico, ma non, io credo, non con delle frizioni. Anzi, Fichte è molto chiaro su questo punto. Un'altra studiosa di Fichte, Roberta Picarne, in questo caso italiana, ha scritto, cito, in questo quadro appare però effettivamente compromessa la tenuta del
trasfusione tenuta a battesimo da Fitte, provare a riannodare fra loro il nazionale e l'universale, l'interesse particolare e l'interesse universale. Il punto di vista cosmopolitico resta indubbiamente l'orizzonte costante della riflessione di Fichte in ogni suo momento, dove però, appunto, per realizzarsi necessita di vettori specifici. Lo Stato, Stato commerciale chiuso 1800, e successivamente la nazione, discorse la nazione tedesca. Fichte usa anche molto l'espressione patria, c'è un testo essenzialmente coevo rispetto al discorso della nazione tedesca, che si intitola Il patriottismo e il suo contrario, sul quale pure voglio tornare. Bene, nello Stato commerciale chiuso, Fichte sostiene che il fine della chiusura dello Stato consiste non già nel creare un conflitto fra Stati competitivi fra loro, come sembrerebbe a tutta prima naturale pensare. Fichte invece pensa che la chiusura degli Stati, cito, possa trapassare in una pura universale cultura e possa fondere i popoli. Come fondere i popoli non significa precipitare nella notte in cui tutte le parti sono nere, cioè nella fine delle culture, delle pluralità, delle storie dei popoli. Significa creare una relazione autentica tra i popoli, dove Fichte è permanente convinto che dialogo e relazione tra i popoli e le culture possa darsi solo dove vi siano popoli e culture che abbiano qualcosa da dirsi. Solo dalla prospettiva dell'alterità della propria cultura rispetto a quella altrui si può dialogare con la cultura altrui. Da cui il paradosso che Fichte non poteva avere dinanzi a sé, ma che abbiamo noi dinanzi a noi oggi, dell'assurdo di una mondializzazione fintamente pluralistica, fintamente multiculturale, in realtà segretamente monoculturale, in cui si predica il dialogo infinito fra le culture, ma non vi è nulla da dirsi tra le culture, essendo esse esattamente lo specchio del medesimo. Ecco, in questo senso ha ragione un autore come Furbisch, importante studioso di Fichte, che ha scritto: Fichte è stato il primo a scoprire la realtà del sociale, e aggiungeremo l'intervento del noi, dei gruppi, delle nazioni, quanto soggetti collettivi della conoscenza e della moralità. Effettivamente con Fichte entrano con prepotenza nel discorso filosofico nuovi soggetti plurali come la nazione e gli stati, i gruppi, i soggetti collettivi. Quello che Furbisch però non mette efficacemente in luce, io credo, è proprio il fatto che questi soggetti entrano sempre però in una prospettiva di tipo universalista, dove appunto il comunitarismo e l'universalismo, il nazionalismo e il cosmopolitismo convivono dialetticamente, essendo sempre il particolare la via mediante la quale l'universale può esprimersi. Quindi Fichte non pensa a un conflitto tra i particolari, ma vede i particolari come manifestazioni plurali dell'universale. In questo senso l'autore che più mi sembra vicino e da porsi fecondamente in dialogo con Fichte Herder, che nei suoi dieci lettere per il promuovimento dell'umanità 1793-1797 aveva detto, Fichte conosce chiaramente il testo di Herder, aveva detto che le culture, le specificità, le tradizioni, le lingue, tema molto caro a Herder, sono il modo in cui si manifestano al plurale le potenzialità del genere umano. Fichte, la pluralità delle nazioni e delle lingue è il modo mediante il quale Dio cammina nella storia dell'umanità. L'unità di Dio si manifesta nella pluralità delle culture e delle lingue. L'universale si dà frammentato nel plurale, dove i plurali sono appunto tutti manifestazioni, quindi portatori di uguale identità rispetto all'unico universale, Dio, l'unità della razza umana. Io. Ecco, Fichte si oppone quindi fermamente sulle orme anche interne, soffermo, a ogni forma di universalismo dell'annullamento delle differenze. È convinto fermamente che l'unità debba manifestarsi in forme plurali, che cioè appunto, come già dicevo, la pluralità degli stati.
stati, delle culture, sia il modo in cui si manifesta l'unità dell'umanità come io, come unico soggetto trascendentale. Fichte, da questo punto di vista, contrasta le spinte falsamente universalistiche dell'anarchia commerciale, già l'ho detto, e poi, in maniera convergente, dell'espansionismo napoleonico. A differenza di Hegel, che al cospetto di Napoleone vide lo spirito del mondo a cavallo, Fichte vide in Napoleone semplicemente un usurpatore, un imperialista, diremmo oggi, un portatore dell'interesse della propria nazione contro quelli altrui, quindi diremmo oggi di un nazionalismo cattivo che in realtà veicola l'universalismo astratto del mondialismo. Fichte non menziona nemmeno Napoleone per nome, lo chiama Namenlos, il senza nome, rinuncia anche solo a menzionarlo. Con la Germania occupata, Fichte rinuncia anche solo a fare il nome di Napoleone. Ecco, in questo scenario potremmo dire che è interessante vedere come Fichte connoti il falso universalismo. Fichte condanna espressamente, cito, la chimera di una monarchia universale, in citazione, das Traumbild einer universalen Monarchie. L'idea di una monarchia universale, sembra di sentire parlare del nostro presente, l'idea di una monarchia universale. Questa espressione che qui ho menzionato dal tedesco di Fichte, universal monarchie, è un'espressione interessante filosoficamente, se consideriamo che era stata utilizzata già da Kant, il quale l'aveva impiegata nel suo scritto per la pace perpetua, 1795, dove in qualche modo aveva egli stesso anticipato Fichte in questo, criticando l'idea della monarchia universale come falso universalismo. Troppo spesso, anche in quest'epoca di ipocrita glorificazione dell'Unione Europea e dei suoi presunti padri spirituali, viene fatto il nome di Kant, del Kant della pace perpetua, presentato come un ingenuo sostenitore dell'irenismo astratto. Invece, Kant invece è un pensatore che non pensa mai alla fine, al superamento delle realtà nazionali. Quando dice Fenus un politico, pensa a un rapporto tra le nazioni che non implichi però la fine delle nazioni. Il vero internazionalismo, potremmo dire, è quello che implica un rapporto internazione e non lo scavalcamento delle nazioni o peggio la loro neutralizzazione. E Kant in questo testo del 1795 scriveva, passo vale la pena di essere letto e commentato: la separazione di molti stati vicini ed indipendenti fra loro è già di per sé uno stato di guerra, a meno che la loro unione in federazione non prevenga lo scoppio di ostilità. Ma esso va sempre meglio, secondo l'idea della ragione, che la fusione di tutti questi stati per l'opera di una potenza che si sovrapponga alle altre, che si trasformi in monarchia universale. Universale monarchia. Citazione. Vedete, qui Kant pone in campo tre determinazioni concettuali fondamentali. Primo, la pluralità degli stati, situazione post-Westfalia, la pluralità, il fetus, appunto l'idea del cosmopolitismo tra stati, no? L'idea di una federazione tra stati, lo ius publicum europeo, l'idea degli stati dopo Westfalia, gli stati nazionali che sono in conflitto fra loro. Il solo modo per superare i conflitti è quello di cercare una federazione, che Kant chiamerà Fenus contulitum, che prevalga lo scoppio dell'ostilità. Ma questa federazione non è la fine degli stati, dice Kant, è una federazione che regola il rapporto tra gli stati. Terza dimensione concettuale, quindi stati conflittuali tra loro, federazione che regola il rapporto tra gli stati. Terza determinazione è la monarchia universale, che è la fine degli stati, esattamente, è l'imporsi di un'unica monarchia globale, che si sovrappone alle altre, si trasforma la fusione di tutti questi stati per l'opera di una potenza che si sovrappone alle altre. Una potenza che si sovrappone. Über die Macht chiama Kant, una potenza sovrapponentesi agli stati. Questa è l'ipotesi peggiore, secondo Kant, rispetto alla quale va meglio, secondo l'idea della ragione, la pluralità degli stati in conflitto. Certo, l'optimum sarebbe il rapporto tra stati confederati, ma
ma rispetto all'idea dell'universale monarchia in medio, la pluralità degli stati in conflitto fra loro. Altro che teorico dell'Unione Europea, colui che ci mette sul chi va là rispetto all'universale monarchia che si sta realizzando e che viene impropriamente chiamata Europa. Ecco, in questo senso, capite bene, Fichte riprende un concetto che era già di Marx, quello di universale monarchia. Occorre combattere l'idea di un'universale monarchia. Questa universale monarchia, al tempo di Fichte, si determina essenzialmente nelle due determinazioni dell'anarchia commerciale e della conquista napoleonica, l'espansionismo napoleonico, che è una forma di universalismo che neutralizza il diritto alla pluralità, esattamente come l'anarchia del commercio. Come dicevo, non bisogna mai scadere, come purtroppo è stato fatto, in una lettura fuorviante di Fichte come teorico dell'imperialismo, la nazione tedesca come espressione di un imperialismo e lo Stato commerciale chiuso come forma di conflittualità tra gli Stati. Fichte, anzi, di tutti i pensatori del suo tempo, come è stato detto, è uno dei pochi a denunciare apertamente, si legga lo Stato commerciale chiuso, i crimini dell'Europa sulle ricchezze dell'Africa, i crimini del colonialismo del suo tempo, ciò che è appunto generato dall'anarchia del commercio, è essa che genera questi crimini. Se invece ogni Stato fosse chiuso in se stesso, non vi sarebbe questo rischio, le relazioni sarebbero pacifiche tra gli Stati perché ciascuno basterebbe a se stesso. Dice Fichte in un altro passaggio che andrebbe rimeditato in questi tempi di pensiero unico neoliberista, che è del tutto inconcepibile per la ragione, ripugna la ragione che in uno Stato qualcuno possa permettersi di superarlo quando uno degli altri concittadini non ha nemmeno il necessario. Questo è appunto l'idea di uguaglianza che, come è stato detto, è uno dei temi centrali della riflessione. Sul tema della legittimazione dell'imperialismo, non insisto, ma è un tema sul quale hanno insistito molti autori, non solo italiani. Quello su cui invece voglio insistere ora, tornare a insistere, è il fatto che nello Stato commerciale chiuso, proprio come nei discorsi della nazione tedesca, qui trascurando la differenza tra il concetto di Stato e quello di nazione, parte comunque il cuore di un progetto di emancipazione universale mediato dal particolare della forma dello Stato nazionale. Il vero scopo dell'opera, proprio nei discorsi della nazione tedesca come nello Stato commerciale chiuso, è universalistico e non nazionale. La Germania è assunta nei discorsi della nazione tedesca, proprio come lo Stato genericamente delineato, come lo Stato commerciale chiuso, come il tramite del progresso universale, come il particolare che rende possibile l'universale, come l'algoritmo che traduce in universale il particolare. In questo senso troveremo questo dispositivo tornare in altre forme nella storia del pensiero. Pensiamo ad esempio a Marx, il proletariato come particolare che rende possibile l'universale, la classe particolare che rende possibile l'emancipazione universale. Con questo non voglio neppure dire genericamente che la riflessione di Fichte debba essere intesa monoliticamente come un'Italia dalla fine alla fine, ci sono certamente ripensamenti, rimodellamenti anche radicali, a seconda del momento storico, della fase dell'elaborazione della dottrina della scienza, che è sempre pensata in relazione agli eventi. Quello che voglio dire però è che l'orizzonte universalistico persiste in Fichte come riferimento. Fichte resta sempre, proprio come Hegel e come Marx, un pensatore universalista, che ritiene però che l'universalismo debba essere declinato altrimenti rispetto a come viene declinato dall'anarchia del commercio. Lo Stato, scrive Fichte nelle rete, nei discorsi della nazione tedesca, non è un elemento primitivo e persistente, ma soltanto il mezzo per giungere a un fine più alto. Fine citazione. Qual è il fine più alto? La realizzazione dell'umanità mediante gli Stati. Quindi lo Stato non è mai finito fine a se stesso, ed è tutto assente dall'orizzonte del pensiero di Fichte la statolatria. Lo Stato è sempre mezzo per raggiungere un fine più alto. Alcuni interpreti hanno sottolineato una contraddizione che si darebbe tra il primo Fichte, quello prima dell'Ottocento, che teorizza la necessità di superare la forma Stato, il
l'ideale di umanità moralizzata è quello in cui, in quanto moralizzata, l'umanità non ha più bisogno di quella forma coattiva che è lo Stato. L'umanità pienamente autonoma e moralizzata si fonderebbe esclusivamente sull'imperativo categorico, non necessiterebbe più della cogenza della forma statale. E poi Fichte, dopo il 1800, invece teorizza lo Stato forte, lo Stato più, come tenere insieme queste due dimensioni. Queste due dimensioni non si contraddicono ancora una volta, io credo, ma si implicano a vicenda. Perché se è vero che quanto più l'umanità è lontana dal crisi moralizzata, tanto più occorre fare ricorso allo Stato, allora ne segue che nel tempo dell'imperialismo napoleonico, nel tempo dell'anarchia del commercio, insomma in quello che Fichte chiama il tempo della compiuta peccaminosità, a maggior ragione vi è bisogno di uno Stato forte che garantisca la tenuta della moralità, della comunità etica. L'espressione epoca della compiuta peccaminosità, che potrebbe essere anche il titolo della nostra bella epoca post 1989, ed è giunto dai tratti fondamentali dell'epoca presente, il testo che è frutto delle lezioni della filosofia della storia. Ecco, l'idea che affitte che in qualche misura l'universalismo falso dell'anarchia del commercio produca un'epoca della compiuta peccaminosità, ove a prevalere la visione ultra individualistica, magnificazione dell'esperienza, dell'utile, egoismo, abbandono di ogni prospettiva universalistica, epoca della compiuta peccaminosità, l'epoca che nel disegno di filosofia della storia di Fichte si trova al terzo momento dell'evoluzione, quello più basso, quello della perdita, dell'alienazione, per usare una categoria filosofica che qui pure Fichte non usa. Occorre superare questo periodo, questa fase storica, occorre risollevare l'umanità, ed essa deve risollevarsi da sé. Non vi è alcun possibile intervento di divinità esterno, di automatismi fatali della storia. È solo la ragione pratica che può determinarsi a trasformare la realtà e a procedere in vista di diverse configurazioni dell'esistente. Ecco perché l'obiettivo che Fichte si pone nello Stato commerciale chiuso, come nei discorsi della nazione tedesca, è quella della creazione di una nuova comunità cosmopolitica che, a differenza della cattiva universalità imposta dall'anarchia del commercio, sia autenticamente rispettosa delle differenze, delle culture, delle lingue e delle prospettive. Perché questa transizione possa dispiegarsi, occorre però che un'istanza particolare se ne faccia carico. Non può avvenire in automatico. Tocca un nervo scoperto, credo, di certe visioni marxiste o post-marxiste a Toninelli, che pensano in automatico la transizione al comunismo, alla società senza classi, come se appunto si determinasse in automatico, fatalisticamente. Fichte dice in qualche punto deve avvenire, e non è un caso che la storia del Novecento, ove abbia registrato rivoluzioni e abbia registrato sempre a partire da questioni nazionali. Bisognerebbe svolgere interessanti riflessioni. Da qualche parte deve iniziare, dice Fichte, deve avere inizio in qualche punto del tempo e dello spazio. Deve partire da una nazione che assuma coscientemente come proprio compito il compito dell'emancipazione dell'umanità, il superamento della realtà compiutamente peccaminosa. Vi leggo qui un passaggio tratto dai tratti fondamentali dell'epoca presente, le lezioni di filosofia della storia di Fichte, dove Fichte testualmente scrive: a questo è destinata l'umanità interna, a foggiarsi in libertà quale è già spontaneamente. Questo autofoggiarsi, meditato e secondo una norma, deve avere inizio in qualche punto del tempo e dello spazio. Sarà il punto di partenza di una nuova epoca, quella del libero e meditato sviluppo dell'umanità, facente seguito alla prima epoca dello sviluppo abbandonato al caso. Noi crediamo che in quanto a tempo ci si sia arrivati ora, e che la generazione che oggi si trova in mezzo del cammino della vita stia proprio tra l'una e l'altra di queste due grandi epoche. In quanto a spazio, crediamo poi che alla Germania e ai tedeschi spetti di iniziare la nuova epoca, precedendo gli altri e tracciando loro il cammino. Fine citazione. Una rapida analisi di questa citazione. L'obiettivo dell'umanità, la teologia iscritta
in quello che Fichte chiama il piano del mondo, Weltplan, e poggiarsi in libertà quale già spontaneamente, cioè instaurare rapporti secondo libertà e ragione, diventare pienamente ciò che potenzialmente è, trasformare in atto le proprie potenzialità. Lo scopo della storia è quindi, potremmo dire così, l'umanizzazione dell'uomo, il diventare uomo da parte dell'uomo. Ecco, deve autofoggiarsi, dice Fichte. Ma questo autofoggiarsi deve avere inizio in qualche punto del tempo e dello spazio. E lì sarà il punto di partenza di una nuova epoca, dove appunto si supera la prima fase, che per Fichte è una fase di innocenza originaria. Gli uomini che si trovano in una fase di innocenza originaria spontaneamente dati, senza sforzo, escono da quella fase, precipitano nella compiuta peccaminosità di cui Fichte è spettatore, e hanno poi l'obiettivo di superare con coscienza e libertà quella fase. Nella coscienza e nella libertà devono fare con le proprie gambe, dice Fichte, questo percorso. Non è più abbandonato alla spontaneità, è esito di uno sforzo. E qui chiaramente un interessante parallelo che sarebbe da svolgere con la dialettica hegeliana, ma ad ogni modo non è qui la sede. Ecco, dice Fichte, ci siamo arrivati ora in quest'epoca. L'epoca di compiuta peccaminosità è anche un'epoca di liberazione, dice Fichte, perché vi sono le condizioni perché questo possa avvenire. Ma questo avviene non secondo leggi fatali, bensì secondo la libertà pratica della ragione. L'idea stessa di un ordine del mondo, Weltplan, in Fichte, a differenza di in altri autori della stagione delle filosofie della storia, non allude a un ordine ontologicamente preordinato, come se appunto la storia necessariamente fosse calamitata verso un certo fine. Indica invece una doverosità morale più che una necessità ontologica. L'ordine del mondo è quell'ideale seguendo il quale noi dobbiamo agire in un certo modo perché esso si realizzi. Ideale della ragione pratica, potremmo dire. E questo ideale della ragione pratica sta nell'umanizzazione dell'uomo, nella realizzazione del genere umano, proprio ora che esso si è completamente perduto nel tempo della compiuta peccaminosità. E ora vi sono le condizioni perché questo nuovo inizio abbia luogo. Siamo in mezzo tra due grandi epoche. Ci siamo temporalmente, nello spazio questo processo deve avvenire a partire dalla Germania. Spetta ai tedeschi di iniziare una nuova era, precedendo gli altri popoli e imitando loro l'amore. Quindi ancora una volta la missione della nazione tedesca non è imperialistica, è semmai volta all'emancipazione del genere umano dall'egoismo e dall'utilitarismo, in modo che comunitarismo patriottico, universalismo emancipativo possano coesistere in unità dialettica, trovando nell'emancipazione del genere il proprio coefficiente unitarietà. È solo l'intelletto astratto, diremmo con Hegel, o se preferite il logo astratto con Giovanni Gentile, che si rivela incapace di decifrare la convivenza dialettica tra particolare e universale, tra il comunitarismo e l'universalismo, perché non è in grado di cogliere appunto dialetticamente l'unità fra due opposti. Quella di Fichte è una visione comunitaria, saldamente comunitaria, il teorico dell'intersoggettività comunitaria, in quanto prospetto un modello razionale di universalizzazione graduale comunitaria, l'idea di una relazione costitutiva dell'io nel rapporto con il tu, con l'altro. Il concetto di io è un concetto intersoggettivo, non puoi pensare l'io senza pensare anche il tu, quindi non puoi pensare di esistere come ente razionale finito senza pensare anche la tua relazione comunitaria con gli altri enti razionali finiti. Ma è poi una etica, quella cristiana, universalistica, perché prevede un rapporto fra le comunità che sono, come dicevo, manifestazioni plurali dell'unico io. C'è un altro passaggio molto bello che voglio leggere, tratto da un altro testo di Fichte, La filosofia della massoneria, dove Fichte scrive: un cosmopolitismo che voglia sussistere per se stesso ed escluda il patriottismo è vano, nullo e assurdo. Cioè, il cosmopolitismo coesiste con il patriottismo, ci sta dicendo Fichte. Invece un cosmopolitismo che pensasse di esistere senza patriottismo, cioè la globalizzazione, diremmo oggi, è nullo, assurdo e vano. Il singolo è niente, dice questo cosmopolita. Io penso, mi preoccupo e vivo soltanto per il punto.
deve migliorare, su questo si devono stendere ordine e pace. Bene, ma com'è possibile accostarsi a questo tutto con i benefici sentimenti? E dunque il tutto alcunché diverso dalle singole parti congiunte nel pensiero? Può dunque in certo modo esservi un miglioramento nel tutto se non comincia a esservi un miglioramento in una qualche singola parte? Ma allora prima diventiamo noi stessi migliori e poi cerchiamo di rendere migliori i nostri vicini, di destra e di sinistra. Dopodiché io penso che il tutto sarà certamente diventato migliore. Fine della citazione. C'è appunto l'idea che da qualche parte debba avere inizio questo movimento, in qualche luogo determinato. E a questo proposito, Fichte insiste molto anche in altri testi, voglio citare ancora uno passaggio, dove appunto siamo in quel testo che evocavo prima, il patriottismo e il suo contrario. Fichte esattamente coniuga la declinazione tra particolare e universale, tra Stato nazionale, tra patria e universalismo cosmopolitico. Scrive Fichte: nel suo spirito, del vero patriota, l'amore della patria e il suo senso cosmopolitico sono uniti intimamente e i due sono concretamente in una relazione determinata. L'amore della patria è la sua azione, il senso cosmopolitico è il suo pensiero. Il primo è il fenomeno, il secondo è lo spirito interno di questo fenomeno, l'invisibile nel visibile, in eccezione. Cioè appunto, se volessimo tradurre in un discorso più semplice, il discorso di Fichte, potremmo dire che il solo modo di essere realmente e non solo a parole cosmopoliti, il solo modo per voler bene all'umanità, come si dice con forma commovente, sta nel voler bene a quella parte di umanità di cui abbiamo quotidianamente a che fare. Troppo spesso il voler bene all'umanità o a parte dell'umanità sideralmente lontana da noi diventa un alibi per non curarci dell'umanità. Svolge una funzione apotropaica, potremmo dire, rispetto al vero curarsi dell'umanità. In qualche modo, come diceva Rousseau, molte volte il cosmopolitismo diventa l'alibi per disinteressarsi alle sorti del proprio vicino di casa. Ecco, in questo senso il patriota, ci dice Fichte, è sempre chiamato a considerare la sua patria, che ama e di cui si prende cura, come una parte dell'umanità, come quella parte dell'umanità con cui ha quotidianamente a che fare, non dunque come un territorio da espandere a detrimento degli altri stati, bensì come una terra con cui quotidianamente relazionarsi. Per questo il cosmopolitismo di Fichte è sempre un cosmopolitismo, diremmo così, patriottico, e il patriottismo di Fichte è sempre un patriottismo a sua volta cosmopolitico. Da qui appunto la critica del falso cosmopolitismo che prima ricordavo. Uno studioso di Fichte, come Gaetano Rametta, ha scritto giustamente, voglio citare questo passaggio, che in Fichte l'autentico patriottismo è il risvolto necessario del vero cosmopolitismo, perché coniuga l'amore per la patria il rispetto per le culture diverse dalla propria. Questo è il punto fondamentale. L'amore per la patria e il rispetto del patria altrui. L'amore per la propria cultura e il rispetto per le culture altrui. Solo chi ha una propria cultura può rispettare quelle altrui. Possiamo anche semplificare così il discorso che qui svolge Rametta commentando Fichte. Effettivamente, se ci pensate, è l'esatto contrario della mondializzazione odierna. E invece l'esatta ripresa di un discorso antico quanto i greci. I greci, lo xenos, l'ospite, andava accolto, occorreva dialogare con lui, confrontarsi con lui, ma questo non implicava che l'abbandono della propria cultura. Ciò che invece la mondializzazione è, pensate anche solo, scusate per l'esempio molto prosaico, quando ci chiedono di rinunciare al presepe per aprirci alle altre culture. Esattamente il contrario di ciò che avrebbe fatto il greco, eppure non aveva presepe, ma ad ogni modo non avrebbe mai rinunciato alla propria cultura per aprirsi a quella degli altri. Aprirsi alla cultura degli altri significa dialogare dal punto di vista della propria cultura con quella altrui. Ecco, vi leggo ancora un passaggio tratto dal patriottismo e il suo contrario. Il cosmopolitismo è la volontà dominante che lo scopo dell'esistenza del genere umano deve seguire nel genere umano. Il cosmopolitismo è visione universalistica della realizzazione del genere umano.
Il patriottismo è la volontà che questo scopo deve seguire primariamente nella nazione di cui siamo membri. Quindi nella nazione noi dobbiamo realizzare il cosmopolitismo anzitutto. In realtà il cosmopolitismo è necessariamente patriottismo. Ogni cosmopolitismo è necessariamente, attraverso la limitazione della nazione, patriota. E colui che nella sua nazione è il più energico e diligente patriota è giustamente per ciò stesso il più diligente cosmopolita, dato che lo scopo ultimo di ogni formazione nazionale è sempre che questa formazione si estenda al genere umano. Mia citazione. Vedete ancora una volta l'intreccio a geometrie variabili tra cosmopolitismo e patriottismo, tra cosmopoli e nazioni. Ha scritto Günther Zoller, un autore importante nella ricerca fichtiana, ha scritto testualmente che nei discorsi alla nazione tedesca, cito, l'educazione della nazione tedesca è il punto di partenza per un'educazione creativa dell'intera umanità. In tale prospettiva cosmopolitica il nazionalismo fichtiano appare come un nazionalismo provvisorio o anche come un cosmopolitismo provvisoriamente limitato. Fine della citazione. Del resto si cercherebbero in vano nel discorso di Fichte riferimenti etnici o razziali. La nazione, quella tedesca, è sempre intesa come il punto di arrivo per un rinnovamento e per un progresso universalizzante, destinato ad assumere un carattere verde ciclico, storico universale. Non c'è mai nell'idea di folk, di popolo, questo tema da Fichte, l'idea di razza. Anzi, l'idea del popolo tedesco assume una valenza cosmopolitica. La germanicità non designa un carattere specifico e legato a una razza ipotetica, ma semmai il carattere posseduto da tutti quelli che si riconoscono come appartenenti a un'unica umanità fratellica. Per questo nei discorsi della nazione tedesca la contrapposizione fra tedeschi e non tedeschi è una contrapposizione dello spirito e non di presunte razze. Il discorso sulle razze non ha alcun senso da un punto di vista idealistico. Dire, come dirà Hegel, che in qualche modo ciò che siamo dipende dalla nostra razza, dal colore della pelle o dalla nostra struttura, sarebbe come dire, dice Hegel, che lo spirito è un osso. Tesi del tutto assurda da un punto di vista idealista. Per queste ragioni, mi avvio poi rapidamente alle conclusioni, Fichte mette a tema la distinzione culturale, potremmo dire così, la distinzione fra dogmatici e idealisti che attraversa tutta la sua riflessione filosofica, diventa, si rideclina nei discorsi della nazione tedesca come distinzione fra tedeschi e non tedeschi. Essere tedeschi significa essere idealisti, aderire al progetto emancipativo della dottrina della scienza. Non tedeschi invece sono quanti restano legati al dogmatismo, alla visione in qualche modo conservativa, adattiva della realtà. Per questo Fichte dice che il tedesco è quello che crede nella possibile emancipazione dell'umanità e si batte in nome di essa, il non tedesco è colui che invece aderisce a una visione circolare del tempo. Per questo Fichte scrive nel discorso della nazione tedesca: chiunque creda nello spirito, alla libertà dello spirito e vuole il progresso all'infinito dello spirito per mezzo della libertà, dovunque sia nato e qualunque lingua parli, è della nostra razza. Egli ci appartiene, egli verrà con noi. Chi crede nell'immobilità, nel regresso, nel ballo a tondo, oppone una morta natura al timone del governo del mondo, dovunque sia nato, qualunque lingua parli, è non tedesco ed estraneo a noi. Quanto più presto si distaccherà da noi, tanto meglio sarà. Ecco, questo aspetto mi sembra importante. La distinzione fra tedeschi e stranieri è una distinzione fra progressisti e regressisti, fra emancipatori potremmo dire conservatori dell'ordine della compiuta peccaminosità. Ecco, la polarità tra idealismo e dogmatismo diventa una polarità tra tedeschi e non tedeschi. Per questo Fichte insiste molto su questo aspetto. I tedeschi, dice nel patriottismo, e il suo contrario, sono in grado di porre essi soltanto come fine della propria nazione gli